dal brano del Vangelo, a cui anch'io sono molto legato. Io, Maria, accolgo te, Marta, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti i giorni della mia vita. Io, Marta, accolgo te, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. E io insieme alla parola fedeltà voglio dire sempre quella di appartenenza. Perché giustamente prendi il mio amore per la mia fedeltà. Maria, sei il mio amore e la mia fedeltà. Il nome del Padre e del Figlio. Sì, con gli occhi Marta ha ricordato il marito che ci si era ascoltato l'ultima parte. Comunque, segno, sì, no, ma segno che già tra gli sposi c'è l'intesa e... partecipate a questa liturgia iniziale, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi Marta, Maria, il mio augurio per voi è che ogni giorno sia accompagnato da quella entusiasmante miscela di lieve timore e incontenibile eccitazione che segna l'inizio di ogni grandissima avventura. Che ogni giorno si trasformi in una storia della vita. Auguri! Grazie a tutti.
abbiamo dato, l'abbiamo superata anche noi nei vostri confronti. Grazie.